25 novembre 2011, seminario di studi sulle mafie al nord a Novara. Grandi ospiti appunto di picco della lotta alla mafia a livello nazionale. È notizia di pochi giorni fa la condanna soltanto in primo grado per per Rocco Colucci, un esponente novarese, un biologo. Vogliamo chiederle, nei rispetti assoluti del suo segreto professionale, quindi della possibilità di dire soltanto ciò che è giuridicamente accertato, quindi a questo livello la presunzione di innocenza è massima ovviamente, però che cosa rappresenta storicamente il fatto che nelle carte della DNA, nelle carte del processo venga segnalata un'ipotesi quantomeno di una locale appunto di 'Ndrangheta Novara e quanto comunque il segnale di una condanna in primo grado che di fatto esiste e pesa sulla città? Ma sicuramente, ribadendo che si tratta di una condanna in primo grado, che quindi potrebbe essere ribaltata, se si arrivasse all'affermazione della verità storica che una persona ricopre il ruolo di capo di una locale, e sarebbe anche motivo di un approfondimento serio e molto più penetrante, perché se c'è un capo ci devono essere anche altri, proprio dal punto di vista strutturale, delle cariche, dell'organizzazione, e quindi questo getterebbe una luce nuova anche sulla presenza e sulle attività di certi personaggi che fino adesso sono stati considerati sì vicino alle organizzazioni mafiose, ma senza una collocazione precisa all'interno di esse. Nella città di Borgo Manero abbiamo avuto altri due indagati, loro non hanno deciso di ricorrere con rito abbreviato e quindi il processo avrà ovviamente altri tempi. Sappiamo che anche all'interno dell'operazione Minotauro un occhio d'attenzione è stato lanciato su questa parte del Piemonte. Secondo lei qual è l'attenzione che le DDA, quindi quella di Milano e quella di Palermo, pongono sulle città limitrofe della regione? Quindi pensiamo a province come Verbania, pensiamo a province come Novara, che non sono interessate forse in modo così vivo dall'attenzione di queste due operazioni grandi come Crimine Infinito e Torino. Ma vede, Novara è in una situazione strana, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista sociale complessivo e quindi anche criminale, perché è un po' la cerniera fra Torino e Milano, gravita maggiormente su Milano, e anche dal punto di vista criminale, almeno per quello che io sono riuscito a capire, perché poi, come diceva lei, le persone coinvolte sono poche, quindi non abbiamo un panorama così vasto. Sicuramente sono riconducibili a Milano più che a Torino, infatti a Torino non risulta granché sulla realtà novarese, e quindi ripeto, però questa è una cosa che, se confermata, dovrà poi essere tutta approfondita. Grazie mille. Ci vediamo.